scusatemi, credo di essermi presentata a tutti quanti voi, ma se così non fosse, io sono Felicity e ho l'onore di fare da testimone a Javier. Oh, grazie. Bene! Conosco Javier da 2 anni, ma mi sembra di conoscerlo da molto più tempo. Intendo dire che credo di conoscerlo molto bene. Così è meglio. L'altro giorno stavo vedendo un pezzo del documentario di Sean e c'è un'intervista con Javier dove dice che io gli piaccio perché sono una ragazza molto romantica, ma io vi posso assicurare che su questo pianeta non c'è una persona più romantica di Javier. Oh. È vero, è vero. Quello lì lo mangi? Javier vede sempre il lato buono delle cose e per questo gli vogliamo tutti bene. È vero! Hai ragione! Bravo, Felicity! È giusto! Io ammiro veramente la sincerità e l'onestà che Javier e Samuel dimostrano l'uno per l'altro. E quanto tengono l'uno all'altro, quanto è profondo il loro amore, cosa che è molto rara. Se posso, vorrei aggiungere qualcosa a questo discorso. Veramente non ho ancora finito. Quando a Javier è scaduto il visto di soggiorno ed è dovuto tornare in Spagna, Samuel ha rischiato il lavoro per farsi trasferire in Spagna. Questa è la dimostrazione di quanto tiene a Javier. Questo mi fa venire in mente che Javier mi ha raccontato di quella volta che ha detto a Samuel che doveva tornare in Spagna e Samuel non è riuscito a resistere e ha cominciato a piangere. Già. Credo sia importante ricordare che Javier era costretto a tornare a casa. Ma almeno a Samuel importava. E Javier non ha abbandonato il suo fidanzato. Posso parlarti in privato? Sì. E faccio tanti auguri alla coppia felice. Viva gli sposi! Viva gli sposi! Che ti è preso? Non ne potevo fare a meno. Ma tu pensi che non mi importi se non staremo insieme? Ho solo cercato di appoggiarti. Appoggiarmi? Sì. Quello non era un appoggio, era indifferenza. E cosa dovrei dire io? Tu hai deciso di restare. Non avevo scelto di restare, stavamo parlando e tu ad un tratto hai cominciato a dire andiamoci piano, non prendiamo le cose troppo seriamente, allontaniamoci. Lo dicevo solo perché pensavo che fosse quello che tu volevi, che tu fossi d'accordo. Ero d'accordo perché stavi perdendo la testa e allora... La prima volta che io e Ben abbiamo fatto l'amore, c'erano 40 persone nella stanza accanto, ma nessuno sapeva cosa stavamo facendo. Continuate a parlare come prima, così non sanno che lo sappiamo. D'accordo? Tu dici niente. No, non è vero. Sì, invece, dici sempre niente. Ti dico che non è vero, non dico niente, dico niente. Davvero? Dico così. Se ci stai molto attento lo dici giusto, è come quando dici Xavier. Lo dicevo una volta, adesso non lo dico più. Non lo dico più. Sai una cosa, mi dispiace molto che ti sia sfuggito quell'incarico. Non è vero che ti dispiace. No, non completamente. No, mi dispiace. Perché lo so che lo volevi. Non lo volevo più. Tutto si è risolto alla perfezione. Tu torni a casa domani, io fra 3 giorni e poi avremo tutta l'estate per noi. Non so se riuscirò ad aspettare 3 giorni.